Come abbiamo avuto dei commenti ai nostri precedenti video, soprattutto quelli relativi a questo argomento chiave dei giorni nostri, che cioè quello della procreazione assistita, abbiamo perfettamente notato che qui ci sono anche dei deficit di comprensione. Non è una cosa rara, anzi è estremamente difficile riuscire a comunicare senza generare delle incomprensioni. È una questione di linguaggio, una capacità ovviamente dialettica, e anche la possibilità, per essere veramente capiti, di avere un uditorio abbastanza omogeneo. Quando queste cose non ci sono, e i nostri auditori saranno per lo più degli amici, perché sennò non vengono a vedere quello che noi diciamo su Accademia della Libertà, però tutto sommato non sono tenuti a sapere certe cose e soprattutto a identificarsi con quello che noi intendiamo dire. Allora, questa però è una cosa molto importante, perché bisogna avere la possibilità di capirsi, perché la comprensione è poi l'unico veicolo possibile di comunicazione. E allora io voglio leggere un paio di concetti da questo splendido libro del noto studioso Roberto Vacca, che sono veramente indicativi. Anche la nostra attività personale è soggetta, magari qualcuno pensa che io legga delle cose pertinenti, sono pertinenti ma indirettamente, perché il discorso che noi stiamo facendo è prevalentemente un discorso indiretto, è un discorso di informazione, e tramite questa corretta informazione anche e soprattutto di denuncia. Lo diciamo in maniera molto chiara, perché noi attraverso Accademia della Libertà e Alba Mediterranea stiamo facendo delle denunce contro questo sistema. Allora, pagina 84. Anche la nostra attività personale è soggetta alle stesse leggi. Se non prestiamo attenzione a quel che facciamo, tiriamo fuori delle pacionate. Se non facciamo attenzione a come parliamo, diremo cose diverse da quelle che intendevamo, faremo effetti diversi da quelli sperati. Di questo argomento ho parlato brevemente nel capitolo 14 dell'altro mio libro, Come imparare più cose e vivere meglio. A pagina 186 sosteneva anzi che parlare in privato è più facile che parlare in pubblico. Ci ho riflettuto parecchio e devo ricredermi. Le cose non stanno proprio così. Se uno parla male in pubblico, o alla radio, o alla televisione, o nei video, sono quelli che facciamo noi, se ne accorgono subito in molti. Le conseguenze però possono anche essere di poco conto. Forse succederà che non lo inviteranno più tanto spesso a parlare in pubblico. Se uno invece parla male in privato, non viene capito o viene frainteso da persone con cui convive e con cui ha rapporti frequenti. Oh, guardate che questi concetti sono importantissimi. Valgono per noi, ma valgono anche per le persone che ci fanno dei commenti. Quando certe persone ci fanno dei commenti, sarebbe bene che inizialmente pensassero loro stessi se hanno capito bene o male i concetti che noi abbiamo espresso. E questo fatto è importantissimo. Sono stati colti appunto dei commenti che a nostro avviso non erano pertinenti. Non erano pertinenti perché contenevano dei giudizi che non erano pertinenti con il discorso che noi stavamo facendo, anche dal punto di vista dei sottintesi politici. Le conseguenze allora possono essere gravissime, dunque è importante imparare a parlare bene in privato, dicendo proprio quel che vogliamo dire e cercando di sortire proprio i risultati che volevamo ottenere, invece di risultati diversi, magari casuali. Secondo alcuni non dovremmo neanche provare a controllare il modo in cui ci esprimiamo. Dicono che se proviamo a controllarci perdiamo spontaneità, dicono che se cerchiamo di pianificare l'effetto che facciamo sugli altri è come se volessimo pilotarli, manipolarli.
è come se li trattassimo da oggetti invece che da persone. È quello che gli italiani stanno ormai percependo quando hanno a che fare con i presentatori della televisione e con questi TG, dove si capisce in maniera molto chiara che quello che dicono i presentatori di TG è completamente e totalmente falso. È come se li trattassimo da oggetti invece che da persone. Io non credo che questi timori siano fondati. È proprio riflettendo accuratamente su come presentarci e cosa dire che riusciamo a tirar fuori quel che veramente pensiamo, quel che realmente siamo. Quando parliamo avventatamente, invece, potremo tirar fuori qualunque cosa. Ci verranno alle labbra parole che un istante dopo vorremmo non aver detto. Non rassomiglieremo a noi stessi. Somiglieremo a persone facilone, anzi peggio, saremo dei faciloni. E come si può imparare a parlare in privato? Ci vorrebbe un manuale di eloquenza privata e familiare. L'idea di scrivere era venuta a mia madre, Virginia De Bogis, una cinquantina d'anni fa, quando ero bambino. Poi però non ebbe tempo né voglia di dedicarsi a quest'opera. Così la immaginò, come se l'avesse scritta davvero, inventò gli autori Eva e Orazio Quartara, fratello e sorelle, e attribuì a loro questo manuale di 430 pagine, edito a Viterbo dalla tipografia editrice Bacchiaro del 1934. Si limitò invece a pubblicare la recensione artificiale di questo libro inesistente. L'ho riletta ora e mi è sembrato importante. Allora leggiamo una piccola frase di questa stranissima presentazione di questo libro inesistente. Una prima difficoltà si era presentata agli autori, familiare, ma di quale famiglia? Ne sono usciti bene, ogni capitolo è doppio, metà per la famiglia patriarcale, metà per quella disordinata. Siccome l'eloquenza occorre specialmente quando le cose vanno male, queste famiglie sono rappresentate nell'aspetto meno simpatico. Una prigione l'una, di cui si tentano disperatamente di rompere le inferriate e i catenacci, e l'altra un